Arriva in aeroporto la rassegna Marconi Radio Days, un omaggio al padre della comunicazione wireless a cui è intitolato l'aeroporto di Bologna. La giornata è stata un'occasione di incontro e dibattito sulla figura del grande scienziato La grande novità è che forse più che la dodicesima edizione dei Radio Days è la prima edizione dei Radio Days Città Metropolitana. E essere anche qui all'aeroporto evidenzia e chiarisce l'esplicità che Guglielmo Marconi è sicuramente patrimonio di Sasso Marconi, ma patrimonio della città di Bologna e di tutto il mondo. Se non un aeroporto più aperto di questo non mi viene in mente niente. Un viaggio tra i cimeli originali appartenuti a Guglielmo Marconi e prestati all'aeroporto dal museo Mille Voci, Mille Suoni. Collaborazione nata nel 2016 che proprio in occasione dei Marconi Radio Days si rinnova con la sostituzione di alcuni pezzi della mostra. Oggi sarà sostituito il Marconi Phone V1 che è qua in mostra da alcuni mesi con il Marconi Phone V2. È una sostituzione molto bella e anche molto significativa perché il V1 rappresenta l'inizio del Marconi imprenditore. Abbiamo deciso di sostituire il V1 con il V2, che significa Marconi che procede, che prosegue, che, come dire, amplia la sua imprenditorialità. Non solo memoria storica, ma anche ricerca e formazione per le generazioni future. A questo scopo noi abbiamo in fondazione, assieme all'università, il Marconi Institute for Creativity, che ha proprio lo scopo di dare indicazioni scientifiche, di studiare dal punto di vista scientifico il problema della creatività. In realtà noi abbiamo bisogno che nuove generazioni, ma tutti noi, siamo creativi come lo è stato Marconi. E questo per un motivo molto semplice: nel prossimo futuro i posti di lavoro saranno soltanto di questo tipo. E dalla creatività marconiana, l'aeroporto di Bologna raccoglie un'eredità importante. Qui oggi abbiamo degli oggetti appartenuti a Guglielmo Marconi che hanno rappresentato un sogno, in qualche modo è il sogno dell'uomo da sempre, quello di volare. Credo che quest'oggi, questo evento, al di là del valore prettamente intrinseco, perché è un valore importante quello di avere qua oggetti che hanno rappresentato l'evoluzione tecnologica e la realizzazione di un progetto di vita che ha cambiato la storia dell'umanità in un certo modo, che è quello della comunicazione, ma è un valore credo simbolico importante, perché questi oggetti hanno una storia e la raccontano e tutti coloro che passeranno qua avranno modo di vivere questa storia.